Buonasera care risparmiatrici e gentili risparmiatori, buonasera, benvenuti all'ultima puntata, la puntata natalizia di Soldi. Buonasera, buonasera, Erika, buonasera, vestita di rosso, sì, in tema. Io purtroppo le bretelle di Natale non ce le ho più, me le hanno rubate, però abbiamo messo il cappellino al nostro toro e per festeggiare anche una settimana positiva per le borse, tra le quali solo Wall Street ha mostrato qualche segnale di incertezza ancora condizionato. Ormai abbiamo imparato a conoscere questa famosa questione del fiscal cliff, del precipizio fiscale, della riforma fiscale che dovrebbe essere varata entro la fine dell'anno negli Stati Uniti, se no potrebbe creare una serie di gravi problemi e di ripercussioni anche sull'economia statunitense e quella internazionale a catena. Invece Piazza Affari, che venerdì 21 ha per la verità ritracciato leggermente, ha chiuso ben 8 sedute consecutive, pensate al rialzo, serie che non si verificava dal luglio del 2009 e si conferma essere Piazza Affari sinora la miglior borsa del mese in Europa, insieme a quella di Francoforte, insieme a quella tedesca. E Monti aveva detto che il differenziale tra i BTP a 10 anni e i bund di pari durata sarebbe potuto scendere a 287 punti, cioè esattamente la metà rispetto a quando era stato nominato Premier nel novembre 2011, e i mercati lo hanno preso in parola, testando la soglia indicata mercoledì 19, quando lo spread è sceso a quota 289 punti per poi risalire leggermente. Il merito, per la verità, è da attribuirsi soprattutto alla Banca Centrale Europea, che con l'annuncio del nuovo piano anti-spread dovrebbe aver risolto i rischi di liquidità di breve termine per il debito sovrano dei paesi più in difficoltà dell'Eurozona. E il 2012 si sta concludendo nel migliore dei modi per i mercati, un po', come dire, a differenza di quello che succede per quanto riguarda l'economia, ma non solo per i mercati, visto che il 21 di dicembre si è passato fortunatamente senza che si verificassero le tanto reclamizzate profezie Maya. L'inizio dell'anno può essere così l'occasione per fare il punto sui propri risparmi e cercare, perché no, di ottenere nel 2013 rendimenti soddisfacenti, minimizzando i rischi. Di tutti questi temi, ma come sempre di molto altro ancora, parleremo nell'ultima puntata del 2012 di Soldi, insieme ai nostri ospiti che con Erika vi andiamo subito a presentare. E allora diamo subito il benvenuto al primo ospite, visto che è la prima volta che viene qui da noi a Soldi, Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum, gestione fondi, società di gestione del gruppo Mediolanum. Buonasera. Buonasera, buonasera Gaudio, benvenuto, ospite per la prima volta, ma non è l'unico, perché c'è anche Mauro Castiglioni, amministratore delegato e responsabile della distribuzione retail di DWS Investments Italia, casa di investimento del gruppo Deutsche Bank. Buonasera Castiglione. Buonasera, grazie. Buonasera anche a Matteo Bosco, bentornato in questo caso, lui è Country Head per l'Italia di Aberdeen Asset Management, gruppo indipendente attivo in Italia nella gestione patrimoniale. Buonasera. E un bentornato per la prima volta qui a Sette Gold ad Andrea Cabrini, direttore di Classe NBC, il canale televisivo digitale dedicato alla finanza e all'economia, realizzato in collaborazione tra Classe Editori, Mediaset e NBC Universal. Buonasera, buonasera a tutti. Peraltro Andrea è anche stato recentemente nominato vice direttore di Milano Finanza, quindi è passato anche non soltanto televisivo ma anche carta stampata e internet, carta stampata. Buonasera anche a Paolo Zucca, vice caporedattore di Plus 24, il settimanale di finanza e di risparmio del Sole 24 Ore, in edicola ogni sabato. Buonasera a tutti. Buonasera, bentornato Paolo. E Angela Maria Scullica, direttore di Banca Finanza del Giornale delle Assicurazioni, molto noto al nostro programma, rispettivamente i mensili dedicati al settore bancario e a quello assicurativo. E Buonasera. Adesso iniziamo, sì, come si conviene, l'ultima puntata dell'anno, andate a vedere un po' di numeri, sì, come si chiusa la settimana, ma ormai siamo veramente a poche sedute, ci saranno le feste la prossima settimana, quindi mancano veramente 2 o 3 sedute, anche come si sta chiudendo questo 2012 per i principali mercati internazionali. Esatto, iniziamo dai principali mercati internazionali. Come abbiamo detto in apertura, si è chiusa un'altra settimana positiva, con la sola eccezione del Dow Jones, che registra una leggera flessione pari allo 0,23%, fanno bene invece l'S&P 500 e il Nasdaq, che guadagnano rispettivamente lo 0,58% e lo 0,95%, positivi anche Londra e Tokyo, con rialzi rispettivi dello 0,21 e del 2% circa, Francoforte e Parigi che salgono entrambe di 0,5%. Decisamente positivo l'andamento dall'inizio dell'anno, con rialzi compresi tra il 6,60% di Londra e il 30% di Francoforte. Allora, abbiamo visto come il 2012 è stato un anno tutto sommato, anzi decisamente positivo per qualche borsa, perché Francoforte
come dire, non proprio tutto sommato, direi molto sommato, positivo per le borse. Dicevamo nella nostra introduzione, questo un pochino, come dire, fa riflettere sulla differenza rispetto all'andamento dell'economia internazionale. Dicevo, borse che a parte quella cinese, lo vedremo poi fra breve, hanno messo tutti a segno rialzi, molte addirittura a doppia cifra, come si dice nel basket. Gaudio, secondo Mediolanum Gestioni, quali potrebbero essere nel 2013 le più interessanti opportunità di investimento in giro per il mondo? Beh, innanzitutto vorrei dire che noi crediamo che il 2013 possa essere finalmente l'anno dell'equity. Questo può essere un paradosso, visto che già quest'anno l'equity ha performato molto bene, però in effetti rispetto ad altre asset class, ad altri investimenti, effettivamente l'equity ci sembra particolarmente sottovalutato. Poi quindi, al di là di questa premessa, per cui l'azionario è buono comunque nel 2013, pensiamo che ci siano delle aree particolarmente sottovalutate, puntiamo su Europa, Giappone, mercati emergenti. Siamo positivi anche sugli Stati Uniti, però in termini relativi meno rispetto alle aree che ho citato. Quindi meglio Europa, Giappone, mercati emergenti che Stati Uniti. Ecco, Cosimo, l'avevi nominata tu poco fa, nonostante la forte crescita economica della Cina negli ultimi anni, Shanghai nel 2012 è stata una delle peggiori borse a livello internazionale. Ma, Matteo Bosco, questa tendenza negativa potrebbe, secondo lei, invertirsi nel corso del 2013? Ma nel nostro gergo, diciamo, nella nostra società si dice che la Cina è una corporate governance alquanto complicata, poco trasparente, lo stesso succede per le società e quindi difficilmente gli investitori sono così attratti dalla borsa cinese e questo ovviamente... Questo si vede anche dal grafico dello Shanghai Composite degli ultimi anni che stiamo vedendo, come abbia un andamento decisamente declinante, no? Esatto, è un rapporto rispetto, di solito si fa confusione tra quello che è l'aumento del PIL di una nazione e la sua borsa, che non è detto che debba essere la stessa cosa, anzi l'esempio eclatante è proprio questo. Diciamo che per l'anno prossimo possiamo dire che, come diceva il dottor Gaudio prima, nei paesi emergenti ci saranno delle opportunità, la borsa cinese sostanzialmente è valutata sotto la propria media di quinquennio, mi sembra, quindi siamo intorno al price earning, a un prezzo utili di 12, se non erro, quindi diciamo che la media essendo a 15 dovrebbe avere e dare delle opportunità. Ricordiamoci però che bisogna selezionare molto bene perché sono paesi molto difficili, la Cina è comunque difficile sia dal punto di vista delle società che si vanno a prendere sia dal punto di vista comprensione del mercato in generale. E allora a questo punto direi di andare a vedere anche due numeri per quanto riguarda le borse dei BRIC. Emersi più che emersi, sì. Ma soprattutto vediamo Shanghai cosa ha fatto, esatto, questa settimana. Shanghai questa settimana guadagna lo 0,13%, è stata una settimana positiva anche per le borse dei BRIC, fanno meglio di Shanghai, San Paolo, il rialzo dell'1,5% circa, Mosca che sale dello 0,75%, mentre chiude appena sotto la parità Mumbai con un ribasso dello 0,39%. L'andamento dall'inizio dell'anno continua a mantenersi positivo con rialzi che vanno dal 6,84% di San Paolo al 25% circa di Mumbai e l'unica invece ad avviarsi alla chiusura dell'anno in flessione è proprio Shanghai che perde il 2,10%. L'indice generale guadagna poco meno del 15%. Vedremo se Shanghai nelle pochissime riunioni che mancano alla fine di questo 2012 riuscirà a recuperare questo minimo passivo del 2%. Dicevamo nella nostra introduzione che l'unico mercato che ha mostrato in settimana qualche segnale di incertezza è stata invece la borsa di New York, nonostante gli indici dall'inizio dell'anno anche in questo caso segnino dei rialzi importanti, soprattutto lo Standard & Poor's che guadagna oltre il 13%, però New York in queste ultime sedute è stata sensibilmente condizionata dalla questione, dalla spinosa questione del fiscal cliff. Andrea Chebrini, a che punto sono i negoziati tra democratici e repubblicani per arrivare a un compromesso? Voi avete questo fil rouge, questa linea costante con uno dei vostri, con Wall Street, con gli con Stati Street, Uniti. Con c'è da dire che, Cosimo, nelle ultime ore si vede una grandissima confusione negli Stati Uniti su quella vicenda del fiscal cliff, che ricordiamo è quell'insieme di tagli alla spesa pubblica e aumento di tasse automatici che scatteranno il 1° di gennaio se non si troverà un compromesso alla Camera tra democratici e repubblicani. Era una sorta di bastone che la stessa politica aveva imposto per portare a un riequilibrio dei conti
conti pubblici, ma a questo punto, se non si troverà un accordo, l'impatto potrebbe essere di quasi 4 punti percentuali sul PIL americano. Significa avere l'America in recessione il prossimo anno. Nessuno lo vuole, ma il problema è che Washington sembra più difficile di governare di quanto è Roma in questi stessi giorni, complicato, e i partiti al loro interno sono divisi. Bonner, che è un po' il capo dei repubblicani, non è riuscito a convincere i suoi alla Camera a votare quello che aveva definito un piano B, un compromesso. Erano a un soffio, pochissima distanza con le posizioni di Obama e della Casa Bianca. Si è tornati indietro e subito Wall Street si è impaurita, perché il rischio è veramente grande. Nonostante venerdì siano usciti dei dati tutto sommato positivi per... Ma in generale i dati che arrivano dagli Stati Uniti sono incoraggianti. Quello del mercato immobiliare in particolare, che si sta rianimando, insieme a quello legato all'occupazione, sono due dati importanti. In più c'è la Fed che sostiene l'economia e continuerà a farlo. Ormai ha fissato solo un target, che è quello legato alla disoccupazione, 6,5%. Finiremo nel fiscal cliff, in questo, come dire, dirupo fiscale? Io penso di no. Siamo sopravvissuti ai Maya, sopravviveremo anche al fiscal cliff, e spero che all'ultimo momento, come la politica spesso fa, però si troverà un accordo. E allora noi adesso ci prendiamo pochissimi istanti di pubblicità, subito dopo torniamo qui con la seconda parte di questa puntata, quindi a tra poco. Allora, sui mercati si respira quest'aria di festa, probabilmente il clima natalizio, ma ovviamente non è per i mercati quello, non solo quello, almeno soprattutto non è quello, è anche lo spread. Dicevamo, fra i nostri BTP e i Bund a 10 anni di pari durata, è sceso finalmente in settimana sotto l'importante soglia, non soltanto psicologica, dei 300 punti base. Poi ha ritracciato e leggermente risalito, ma comunque è stato un segnale decisamente positivo. Ecco, Castiglioni, possiamo affermare che la crisi del debito sovrano in Europa si è risolta, o è lecito invece attendersi dei colpi di coda nel corso del 2013? Beh, sarebbe un bel regalo di Natale pensarlo, però abbiamo davanti sicuramente un lungo periodo, perché il problema del debito degli stati è un problema globale. Noi pensiamo al debito dell'Europa, però chi sta peggio dell'Europa è ad esempio l'America e il Giappone. Anche l'America ha una Spagna che si chiama California, però ha un'unica politica monetaria e ha tassi uniformi. Noi in Europa abbiamo bisogno di questa crisi, per crescere come coesione politica, e in questa crisi forse faremo dei grandi passi avanti. Oggi abbiamo una grande fortuna di avere un italiano alla Banca Centrale Europea, e quindi quest'anno abbiamo vissuto un momento di grande timore, ma poi anche un momento di grande serenità, e i mercati in questo adesso hanno tempo per ragionare e per lavorare. Sarà un periodo lungo, e ci dobbiamo augurare che sia lungo, perché comunque questo debito lo dovremo pagare, e quindi ci converrà pagarlo un po' alla volta, anche da cittadini. E la riduzione di questo debito deve passare per forza da questo passaggio, che non sarà indolore. Poi un'Europa unita potrebbe aiutare gli stati a tagliare molti costi, penso soltanto alle spese militari, visto che abbiamo tanti eserciti, un solo esercito ridurrebbe drammaticamente i costi. Noi italiani dobbiamo fare molti più compiti degli altri, perché abbiamo più sole, non abbiamo, fatti prima, abbiamo più sole, abbiamo bel tempo, e quindi siamo stati anche molto fuori. Però abbiamo dimostrato di anche essere sulla strada giusta. Grilli è un ministro del Tesoro che si è fatto rispettare, ammirare. Abbiamo fatto delle riforme immense, quella delle pensioni credo che non poteva essere fatta da nessun'altra parte se non in Italia, con ancora così tanta coesione sociale, e quindi sono passi enormi. Adesso dobbiamo continuare su questa strada, e sarà sicuramente comunque ancora una strada lunga e faticosa. Il nostro Stato italiano in effetti poi sulle privatizzazioni non potrà più fare tantissimo, perché le ha già fatte in passato, quindi dovremo ricorrere sicuramente anche un po' di tagli di costi veri, ecco.
Intanto l'annuncio del nuovo piano antispread da parte della Banca Centrale Europea ha senza dubbio contribuito alla riduzione dei differenziali tra i titoli di Stato dei vari paesi europei, però ha tutta l'aria anche di essere l'ultima spiaggia per gli Stati più deboli che in caso di difficoltà possono adesso solo ricorrere agli aiuti da parte dell'Unione. Andrea Cabrini, ma queste ultime misure erano davvero necessarie? Beh, sicuramente Mario Draghi è stato ricordato un po' l'uomo dell'anno per i mercati. Se si riguarda indietro al 2012 è iniziato con quelli che in gergo si chiamano LTRO, sono iniezioni di liquidità che hanno dato ossigeno alle banche che erano in una fase di estrema delicatezza e si rischiava davvero una paralisi nel sistema finanziario. Ma poi soprattutto dal 26 luglio all'inizio di settembre con il nuovo piano per come dire, proteggere dall'innalzamento degli spread ha fatto cambiare proprio fase a quello che è la situazione della crisi degli spread. Il problema era che la banca centrale non era più in grado di condizionare l'economia con la politica monetaria perché i tassi, la leva dei tassi non arrivava più a destinazione perché c'era una componente di paura che la speculazione cavalcava che l'euro potesse saltare. Da quest'estate in avanti questa è scomparsa, si è tornati a una situazione di maggiore normalità in cui però comunque ancora ossigeno all'economia reale non è arrivato. Questo nel corso del 2013 sarà il vero problema della Banca Centrale Europea che probabilmente sarà chiamata ancora a uno sforzo di creatività e Draghi da questo punto di vista ha dimostrato di avere le idee chiare e anche un grande coraggio per far sì che all'economia europea, come è stato per quella americana, arrivi direttamente anche l'ossigeno del credito. Non solo, ma anche in un contesto in cui le grandi banche centrali, gli Stati Uniti, il Giappone, adesso anche la Banca d'Inghilterra, stampano moneta per indebolire, come dire, la loro moneta e favorire le esportazioni, questo euro che chiude l'anno sopra quota di 1,30 preoccupa molti esportatori, molte economie come quella italiana. Anche da questo punto di vista molti si aspettano che Draghi faccia un altro miracolo nel corso del 2013 e aiuti un po' anche dal punto di vista degli equilibri valutari la nostra economia. Dunque, nonostante, come abbiamo sentito, la crisi che ha coinvolto l'area euro non sia ancora completamente risolta, il peggio è molto probabilmente però alle spalle e anche in Europa è possibile trovare numerose interessanti opportunità di investimento. Ce ne parla allora Paolo Federici, Country Head per l'Italia di Fidelity Worldwide Investment. Quali scenari si prospettano per l'area euro? L'area euro sta muovendo i primi passi nella direzione giusta e questo però di fronte alla consapevolezza che ci vorrà molto molto tempo perché si ristabilisca completamente. La buona notizia è che nell'area euro esistono tante aziende che hanno un'esposizione globale e conti a posto che possono oggi essere acquistate a prezzi da saldo, proprio perché l'area euro fino a non molto tempo fa era oggetto di grandissime incertezze. Quei gestori che come Fidelity possono aiutare nella selezione dei titoli hanno grande opportunità di acquisto e di costruzione di ottimi fondi. Come possono gli investitori beneficiare delle opportunità di investimento presenti in Europa? Nell'ambito dell'ampia gamma di Fidelity sull'Europa segnaliamo il fondo Fidelity Euro Blue Chip Fund, che come dice il nome investe proprio sull'area euro, che è quella che offre le migliori opportunità d'acquisto grazie ai prezzi adesso più convenienti, e investe sulle aziende più grandi e liquide, quelle con esposizione globale, appunto le blue chip. La combinazione di queste due idee ha portato a un rendimento già nel 2012 particolarmente importante, superiore al 25%, ma certamente molto interessante anche per il prossimo futuro, perché appunto sono queste le aziende che hanno le carte in regola per poter fare bene i mercati dalla direzione ancora relativamente incerta. Il 2013, che sta per iniziare, sarà un anno importante dal punto di vista della politica perché sarà un anno elettorale non soltanto in Italia ma anche in Germania. Paolo Zucca, quanto potranno incidere sull'andamento dei mercati i risultati delle votazioni politiche nei due paesi? Beh, fissiamo due dati innanzitutto. Febbraio, elezioni italiane. Settembre, elezioni tedesche. Brutto scherzo per la Germania di fare elezioni in settembre, vuol dire che rimarremo un po' appesi. Rimarremo appesi ai sondaggi di Angela Merkel, della sua popolarità, ai dati di macroeconomia, quindi i principali andamenti della Germania e dell'Europa. L'Italia naturalmente è importante, noi viviamo, lo vediamo benissimo in queste ore, come centrale per l'Europa, ma in verità si vorrà vedere se Angela Merkel riuscirà a superare, unica fra i leader europei, questo scoglio elettorale, che è uno scoglio generale. La sua popolarità è notevolissima, è valutata intorno al 60% in questo momento. Non altrettanto il suo partito, i cristiano-democratici, che devono fare delle alleanze e che in generale sono più deboli e che hanno già perso molte elezioni locali.
Che cosa vuol dire adesso per i risparmiatori che ci stanno ascoltando? Vuol dire che evidentemente la Germania avrà bisogno ancora per lunghi mesi di avere una competitività buona, di finanziarsi a tassi nettamente migliori di altri paesi e io quindi temo, vorrei essere smentito, che lo spread rimarrà abbastanza alto. Per quanto riguarda l'Italia, ovviamente avremo una campagna elettorale molto ravvicinata, temo molto demagogica anche sull'euro, sulla nostra appartenenza all'area euro, vivremo anche noi la nostra volatilità. Comunque, come importanza per gli investitori e anche per i risparmiatori, direi che le elezioni tedesche sono nettamente superiori. Mentre allora aspettiamo le elezioni, sia in Germania che però anche in Italia, torniamo invece al governo attuale del nostro paese, ovvero il governo Monti, che è stato definito... Attuale, come dire, fino a venerdì, sì. Visto che Monti poi venerdì ha dato le dimissioni, diciamo sì. Che è in carica per l'ordinaria amministrazione ormai. Sì, esatto, ormai per ordinaria amministrazione, però il governo Monti è stato definito all'inizio del suo mandato il governo delle banche. Ma a oltre un anno di distanza, Angela Scullica, possiamo dire che lo è stato davvero, tirando un po' le somme? Beh, tirando le somme, intanto era stato definito il governo delle banche perché Corrado Passera è stato eletto appunto ministro dello sviluppo e veniva da Banca Intesa ed era amministratore delegato di Banca Intesa, quindi si è pensato che per questo e con le persone che magari poteva portare dentro il governo potesse essere un governo che in qualche modo potesse favorire il sistema bancario. In realtà non ha favorito il sistema bancario, non l'ha neanche penalizzato, ma non l'ha favorito, nel senso che le tasse, tutti i provvedimenti fiscali hanno colpito tutti indifferentemente, le banche comprese. Le banche si sono anche ribellate su questo aspetto fiscale, però hanno avuto, anche nel recente decreto sulla stabilità, hanno avuto proprio dei provvedimenti che erano molto negativi nei loro confronti. In più c'è stato anche un altro provvedimento, quello dell'accentramento delle tesorerie alla Banca d'Italia, le tesorerie di tutti i comuni sulle quali le banche facevano molto anche redditi, ecco, sulla gestione delle tesorerie. Le tesorerie sono state tolte alle banche e spostate e accentrate proprio per cercare di, tramite le tesorerie, anche di favorire un po' la sistemazione del debito pubblico. E quindi poi ci sono stati nello stesso tempo invece dei provvedimenti che sono abbastanza favorevoli alle banche, tipo quello della limitazione del contante, che naturalmente può favorire le banche nel senso della gestione delle carte di credito, dei bancomat, questo tipo di provvedimenti. E quindi insomma è abbastanza bilanciata la cosa, ecco. Ma non si può dire che è stato un governo a favore delle banche. Ecco, io anche stasera vi ricordo brevemente quali sono anche le modalità che potete utilizzare se volete interagire con i nostri ospiti presenti in studio. Potete o collegarvi al nostro sito, che è www.solditv.it, e dopo esservi registrati inviarci una mail, oppure potete telefonare o mandare un sms tutti i venerdì dalle ore 14 alle 16 al nostro numero, che è il 328-799-8105. Ci lasciamo per pochissimi istanti di pubblicità, subito dopo torniamo qui con la terza parte di questa puntata, quindi a tra poco. In tempi di crisi continua a essere sempre più frequente il ricorso all'aiuto dei genitori per acquistare la prima casa, però a differenza di quanto si pensa comunemente, non solo in Italia. Ci fornisce allora qualche interessante dato in merito Silvia Colombo, Head of PR and Communication di ING Direct Italia. Quanto è diffuso il ricorso al sostegno delle famiglie e dei genitori quando si accende un mutuo? Chiedere aiuto alla famiglia o ai parenti quando si acquista casa è una pratica più diffusa di quanto si possa pensare. Vi ricorrono infatti circa 4 europei su 10 in tutta Europa, e quello infatti che emerge da un'indagine condotta da ING a livello europeo su circa 15.000 risparmiatori. Soprattutto non è un fenomeno degli ultimi anni, ma è una pratica piuttosto diffusa già circa anche 30 anni fa, in quanto gli attuali 55enni dichiarano di aver ricevuto questo aiuto nel momento dell'acquisto dell'abitazione. Gli italiani sono in pole position in questo senso, in quanto 6 su 10 chiedono un aiuto finanziario al momento dell'acquisto, mentre chi meno fa ricorso in tutta Europa all'aiuto ai risparmi familiari sono gli inglesi, i francesi e gli olandesi.
A che età si riesce a comprare casa in Italia? L'età a cui normalmente si riesce a comprare casa nel nostro paese è attorno ai 32 anni, un valore tutto sommato in linea col valore mediano rilevato in Europa dall'indagine internazionale INGE. C'è anche chi riesce ad acquistare casa prima dei 30 anni, attorno ai 25 anni, come avviene per inglesi e olandesi, e chi invece deve aspettare attorno ai 35 anni per poter intraprendere un percorso di acquisto dell'abitazione, come nel caso dei tedeschi. In generale, le prospettive per la capacità di acquisto dell'abitazione per il futuro non sono rosee se si pensa alle nuove generazioni. 8 europei su 10 infatti ritengono che sarà sempre più difficile per i giovani d'oggi entrare in possesso di una casa. E nei momenti di crisi fa comodo anche magari per riuscire a pagare la rata del mutuo e non farsi aiutare dai propri genitori, avere delle entrate supplementari, e per questo motivo i prodotti a cedola hanno riscosso un così grande successo negli ultimi mesi tra i risparmiatori. Vittorio Gaudio, quale ritorno può arrivare a riconoscere in termini di rendimento questa tipologia di prodotti? Beh, innanzitutto le confermo che il prodotto, quello a cedola, che certamente sta riscuotendo il successo maggiore presso i risparmiatori, e mi si permetta anche di contestualizzarlo. Perché ha questo successo? Ma probabilmente anche perché abbiamo avuto una crisi anche di tipo psicologico nei confronti dei titoli Stato, cioè quindi nei confronti dei prodotti più familiari per i risparmiatori, e quindi c'è una grande ricerca del nuovo portafoglio, come dire, a basso rischio. E in maniera, io credo, intelligente lo si costruisce oggi con delle combinazioni di fondi. Anche Mediolanum si è lanciata in questa logica e stiamo proponendo con successo questi prodotti che hanno un rendimento potenziale sulle cedole che senz'altro è paragonabile a quello dei titoli di Stato, col grande vantaggio di una maggiore diversificazione e anche nel caso di prodotti azionari e dividendo la possibilità di godere di un potenziale di apprezzamento delle borse in cui, come si diceva prima, fermamente crediamo. Quindi credo che sia un fenomeno che vedremo ancora ripetuto, anzi forse con maggiore successo, nel 2013. Dunque, come ci spiegava Vittorio Gaudio, i risparmiatori italiani sono tradizionalmente legati a forme di investimento capaci di offrire un rendimento periodico, e a questo proposito appunto i fondi a cedola, che possono essere sia azionari che obbligazionari, rispondono bene a questa esigenza. Mauro Castiglioni, chi sono allora i clienti ideali per questa tipologia di prodotti? Tutte quelle famiglie, tutti quegli investitori che hanno intenzione di integrare quelli che sono i flussi mensili, ad esempio, sono dei destinatari ideali di questi prodotti. Io poi dico che un po' tutti lo sono, perché oggi esistono fondi a dividendi e quindi fondi azionari che distribuiscono dividendi e che sono una grande forma di investimento. I tassi di interesse sono talmente bassi che le aziende riescono a distribuire utili ai propri azionisti che sono superiori a quelli delle cedole obbligazionarie. Quindi è una grande opportunità di investimento, ma è anche una grande opportunità di diversificazione. Investire in asset reali, cioè in aziende, ne esistono tantissime che sono sanissime, hanno casse enormi. Cito Goldman Sachs statistiche per dire che l'anno prossimo in America verranno disponibili nelle casse delle corporation 1.9 trillion dollari. Il 60% di questi soldi andrà probabilmente a merger and acquisition, a far crescere le aziende, visto che i fatturati crescono malgrado la crisi, ma un buon 40% andrà distribuito agli azionisti sotto forma di ricchi dividendi o di riacquisto di azioni, che quindi faranno salire il valore delle azioni. Quindi sicuramente un prodotto interessante per tutti, di grande diversificazione. Io suggerirei di guardare i fondi che distribuiscono dividendi globali azionari. Ecco, i fondi a cedola possono rappresentare una valida alternativa anche ai BTP, ai CCT che distribuiscono cedole semestrali o annuali. Matteo Bosco, quali sono i vantaggi di questa tipologia di prodotti rispetto all'investimento diretto in titoli di Stato? Beh, sicuramente la diversificazione è l'elemento principale, perché se con il BTP una persona riesce a comprare un titolo, con un fondo, con lo stesso tipo di investimento, compra tante emissioni, e questo
permette di distribuire il rischio su varie componenti. Quindi, di nuovo, se uno entra in una logica di diversificazione globale, che è auspicabile, può avere tramite un fondo un'ottima ripartizione dei rischi senza andare a prendere un singolo rischio. Quindi è assolutamente auspicabile come tipologia di investimento per le famiglie, questo sicuramente. Tra l'altro i fondi a cedola hanno contribuito nel 2012 al rilancio dell'industria del risparmio gestito in Italia. Ma Angela Scullica, la grande fuga dei risparmiatori dai fondi comuni può allora considerarsi finita? Beh, sì, è considerata appunto per i motivi che abbiamo detto, che sono stati detti prima. Sicuramente c'è una ricerca da parte del risparmiatore comunque di prodotti sicuri, comunque di prodotti gestiti in maniera professionale, sicuri, che danno comunque dei rendimenti. E adesso poi c'è un clima di fiducia maggiore nei confronti, appunto, quindi una ripresa anche del risparmio gestito, proprio per soprattutto per le misure che sono state fatte dalla Banca Centrale Europea, che dà un maggiore respiro e anche che ha favorito un'idea di un'Europa che si può realizzare, e quindi c'è anche da parte delle famiglie una maggiore fiducia e quindi una maggiore propensione a prendere prodotti, però a cercare dei prodotti che comunque siano sicuri in ogni caso e che quindi riescano a eliminare la paura di una forte volatilità. Torniamo a parlare di mercati e parliamo di un'analista americana che è diventata molto famosa negli anni passati perché aveva previsto con largo anticipo l'effetto devastante di quella che è stata la crisi dei mutui subprime sui mercati, cioè Meredith Whitney, che ha dichiarato oggi di essere tornata ottimista sul settore bancario. Ecco, Andrea Cabrini, la situazione degli istituti di credito a livello internazionale potrebbe essere davvero a una svolta? Potrebbe il 2013 rappresentare un po' uno spartiacque rispetto a quello che è successo negli ultimi anni per le banche? Io dividerei però due storie da questo punto di vista, perché negli Stati Uniti le banche e in borsa alcune hanno recuperato oltre il 100% nel corso del 2012, si trovano di fronte a un'economia che comunque, nonostante, come dire, la cappa di questo rischio del fiscal cliff, è un'economia in ripresa, che sarà un'economia dinamica. Abbiamo citato questi 1.900 miliardi di liquidità che sono nelle casse delle aziende. Io parlavo con alcuni banchieri di investimento in questi giorni, mi dicevano: noi abbiamo soprattutto nelle case madri a Wall Street una pipeline, si dice in gergo, cioè un insieme, un magazzino di ordini, di operazioni che stiamo lavorando, che quando si sbloccherà questa incertezza legata al fiscal cliff, e quindi se davvero il compromesso sarà trovato e l'anno inizierà con un po' più di certezze, queste aziende inizieranno a muoversi e quindi vedremo fusioni e acquisizioni in diversi settori molto importanti. Quando si muove questo, sicuramente le banche non possono che aumentare i loro profitti, e anche le valutazioni, che già sono tornate piuttosto alte sul bancario in America, potrebbero fare ancora dei passi in avanti. Qui in Europa la situazione è un po' diversa. Guardiamo all'Italia, dove nei bilanci delle banche in questo momento si sconta da una parte la forchetta che si è stretta ai livelli minimi storici della differenza tra tassi attivi e passivi su cui le banche fanno i bilanci, quindi scarsi ricavi, e d'altro canto invece il peso delle sofferenze, cioè dei crediti che si sono, come dire, deteriorati all'interno delle banche, che per la recessione sta aumentando ancora a una velocità molto alta. Questi due effetti combinati sono un pericolo, un rischio ancora, nonostante le banche siano tornate e le performance di borsa lo dicono a valutazioni interessanti. Bisognerà vedere come affronteranno la richiesta, che comunque Banca Italia ha già fatto sapere ufficialmente e non ufficialmente, di aumentare anche i livelli di copertura per i rischi legati ai crediti. Livelli di copertura più alti vuol dire che avranno bisogno di più capitale. Dove lo troveranno nel momento in cui gli aumenti di capitale non si possono fare? Questo è un po' un'incognita di fronte alle banche italiane per il 2013, che andrà vista è guardata anche dai risparmiatori con grande delicatezza. Allora, pochissimi istanti di pubblicità per noi, giusto un piccolo break, subito dopo però rientriamo qui in studio, quindi voi restate dove siete, a tra poco. Secondo alcuni analisti, le banche italiane stanno procedendo troppo lentamente nei processi di ristrutturazione interni rispetto a quello che sta accadendo invece all'estero. Angela Scullica, quali sono allora le prospettive degli istituti di credito quotati a Piazza Affari?
Beh, sulle ristrutturazioni interne le banche italiane stanno molto accelerando adesso, stanno facendo delle ristrutturazioni fortissime all'interno. Erano molto indietro rispetto ai modelli delle banche estere più avanzate, in quanto c'era molto meno tecnologia negli istituti italiani, però le ristrutturazioni stanno avanzando velocemente. E, per quanto riguarda l'andamento delle banche negli ultimi 9 mesi sono andati bene, nel senso che le banche hanno avuto degli utili, e soprattutto dovute a un'attività di trading che è stata favorita proprio dai soldi che hanno ricevuto dalla BCE, quindi sono state finanziate in questo, e questo ha favorito tantissimo proprio la ripresa degli utili. Certo, come diceva anche il collega Cabrini, le sofferenze sono altissime negli istituti di credito, e soprattutto sofferenze che sono dovute proprio alla recessione, che in Italia si soffre moltissimo, e quindi è una recessione che appunto non si sa bene come, se effettivamente ci sarà una ripresa nel 2013, oppure se le misure per contenere il debito pubblico eccetera saranno ancora così pesanti. In questo senso le banche ne soffriranno, anche le banche avranno questo problema, per cui dire come andranno gli istituti di credito nel 2013 dipenderà moltissimo non soltanto da loro stessi, diciamo, dalle politiche che attueranno e dalle ristrutturazioni interne, ma dipenderanno molto dalla situazione in generale in Italia. Intanto in borsa in questa penultima settimana del 2012 le banche sono andate decisamente bene, perché addirittura UbiBanca piuttosto che Mediobanca o Banco Popolare hanno, come dire, messo a segno dei rialzi fra l'8 e il 7%, come potete vedere nella striscia che scorre sulla parte inferiore dei vostri teleschermi. Questo è il prezzo di venerdì da cui riparteranno le contrattazioni la prossima settimana. Addirittura hanno fatto bene anche Monte dei Paschi, 6,95, dicevamo, bene anche Banca Popolare dell'Emilia Romagna, un po' meno fra gli istituti di credito quotati al FTSE MIB è andato Intesa San Paolo, che avete visto ha guadagnato soltanto l'1,5%. Dicevamo bene le banche, e ovviamente se le banche vanno bene sono il segmento, il comparto più importante del nostro mercato. Bene è andato anche, sono andati i principali indici di Piazza Affari, a cominciare dal FTSE MIB, 2,74% più, ma praticamente lo stesso rialzo ha messo a segno il FTSE Italia All Shares, 2,68, meglio ancora il Mid Cap, il FTSE Italia Mid Cap, 3,09, 2,22 il FTSE Star. Bilanci tutti positivi, largamente per il FTSE Star. Il segmento titoli alto rendimento è quello che va meglio a Piazza Affari, d'altronde ci sono molte aziende che puntano sull'export quotate in questo segmento, più 15,80, bene, con rialzi superiori all'8% anche il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share. Vedremo se il Mid Cap riuscirà a recuperare in queste ultime riunioni, che ormai rimangono nel 2012, lo 0,91% che lo separa dalla parità. E già che siamo a Piazza Affari, andiamo allora a vedere anche quali sono stati questa settimana i titoli che si sono distinti maggiormente, come sempre, sia in positivo che in negativo, grazie alla nostra consueta rubrica Top and Flop. Sale al top Astaldi, che ha siglato un accordo col comune di San Pietroburgo per la realizzazione di un anello autostradale, mentre fa flop Renault De Medici, che soffre, oltre alla crisi, il costo troppo elevato del gas naturale in Italia. Settimana finalmente sugli scudi per il gruppo di costruzione Astaldi, che ha presentato nelle scorse settimane il piano industriale per il prossimo quinquennio, che ha l'obiettivo di far crescere il giro d'affari del 9% annuo e di portare l'utile netto oltre quota 170 milioni di euro grazie al contributo delle concessioni. Dopo qualche incertezza, Piazza Affari sembra aver creduto alle parole del management, complice l'annuncio dell'accordo con il comune di San Pietroburgo per la realizzazione dell'anello autostradale intorno alla città. Si prospettano quindi tempi positivi per Astaldi, se il buongiorno si vede dal mattino, anzi dal Cremlino.
In una piazza affari dove questa settimana è salito quasi tutto, non brilla Reno dei Medici, il primo produttore italiano e il secondo europeo di cartoncino ricavato da materiale riciclato. La società sta patendo la crisi economica, che significa meno consumi e meno cartone da imballaggio utilizzato dalle aziende, e sta cercando di ristrutturare dove può con chiusure o spostamenti di stabilimenti. In più, a penalizzare i conti contribuisce il prezzo del gas naturale, che in Italia è sensibilmente più elevato rispetto agli altri paesi, e così anche i conti aziendali si incartano. Ma meglio di Astaldi, questa settimana a Piazza Affari hanno fatto almeno 5 titoli, che sono i 5 maggiori rialzi che vi proponiamo. Le buone società hanno fatto davvero buoni cose in borsa, più 30%, Erg è andato molto bene, quasi il 20% di rialzo, Caleffi ha fatto un più 16,89%, ma molto bene è andata questa settimana anche Class Editori, uno degli editori di Class NBC, di cui Andrea Cabrini è direttore, più 15,48%, e Meyer Technimont, che anch'essa ha incrementato il proprio valore in borsa di oltre il 15%. Invece, peggio del nostro flop, peggio di Reno dei Medici, ha fatto soprattutto Unione Alberghi Italiani, che perde oltre il 36% del proprio valore questa settimana, B-Team perde il 15%, Poligrafici il 9,45%, Gemina, una vecchia decaduta potremmo dire del nostro listino, meno 8,61%, e Sintesi perde quasi il 7,90%. E nel 2012 non solo i mercati finanziari, ma anche l'andamento del prezzo dell'oro, che di solito viene considerato dagli investitori un bene rifugio, è stato condizionato da un'elevata volatilità, come abbiamo avuto modo di vedere nel corso di quest'anno anche qui nelle nostre puntate. Ma allora parliamo di previsioni. Paolo Zucca, che cosa è lecito attendersi dal metallo giallo per il 2013? È lecito attendersi che ci potrà essere una grande volatilità. Dobbiamo forse staccarci da questo concetto di bene rifugio. L'oro è diventato sempre più un prodotto finanziario e quindi agisce nei mercati, il prezzo si muove in maniera molto vistosa. Vi faccio un esempio: alla fine di novembre, in pochi minuti, non in poche ore, ha perso 25 dollari del suo prezzo. In questo momento è 1650 l'oncia, 1650 dollari l'oncia. In verità gli italiani sono abituati a parlare di oro al grammo, che è uno dei vocaboli più cercati sul sito del Sole 24 Ore, forse la diffusione dei compro oro, forse eccessiva anche in Italia. Però da investitori possiamo dire che l'oro nei portafogli anche delle famiglie ha un suo senso, seppure limitato, naturalmente con dei prodotti. Se poi qualcuno vuole fisicamente detenere dei lingotti, avere oro da toccare, come una volta, bisogna sapere anche che costa molto. Le previsioni, naturalmente un giornalista non può fare delle previsioni, ma può riferire delle previsioni che ci sono in questo momento. Le previsioni di consenso degli analisti, cioè la media degli analisti, porta il prezzo dell'oro a 1860, quindi in crescita nei prossimi trimestri, nei primi trimestri. Ci sono anche ancora ottimi... sotto dai massimi di quasi 2000 euro. Assolutamente. L'obiettivo dei 2000 potrebbe essere toccato secondo gli ottimisti, ma Goldman Sachs ad esempio dice che si andrà nettamente peggio dei livelli attuali. Adesso non so a questo tavolo se siamo ottimisti o pessimisti, o posso soltanto riferire di quello che si scrive e quello che scrivono i principali osservatori. Quello che mi preme dire è che, attenzione, l'oro non deve crescere per forza, non è quella cosa come la casa stessa che per forza dovrà crescere, può prendere anche delle brutte botte. Beh, sentiamo, visto che qui abbiamo, come dire, dei country manager, ma anche un gestore, cosa pensa Gaudio dell'oro? Ma io credo francamente che sull'oro si siano concentrati anche tanti interessi di diversificazione del rischio complessivo di sistema. Cosa vuol dire? Quando i mercati vanno male, molto spesso abbiamo visto che c'è proprio un rifugio quasi, diciamo, psicologico nei confronti di questo tipo di investimenti. Io continuo a pensare che il modo migliore per diversificare il denaro sia altro, e quindi sia la riscoperta del concetto di diversificazione come l'unico modo reale per diversificare proprio il rischio, quindi senza andare a cercare questo tipo di rifugi che poi alla fine, diciamo, hanno delle dinamiche anche abbastanza difficili da comprendere nel lungo termine. Io concordo con Vittorio e dico che forse l'unico primo ministro europeo che ha avuto coraggio è stato Margaret Thatcher, ha venduto l'oro inglese della banca
centrale d'Inghilterra ad un prezzo molto più basso. Noi oggi forse potremmo essere un po' più coraggiosi, vendere un po' dell'oro che le banche centrali reserve di Banca opera, d'Italia, qualche certo, un po' di riserva. E utilizzare magari meglio questi soldi. Non ditelo a Francoforte, dove questa opzione proprio come fumo negli occhi non la vogliono sentire. Matteo Bosco, manca solo lei. Ho avuto un viaggio quest'estate in India e i miei amici che mi ospitavano dicevano che compravano oro. Quindi se le famiglie indiane, che sono comunque tante, che stanno entrando nel mercato della ricchezza, se cominciano loro a comprare, comunque un bel sostegno secondo me lo danno. Quindi insomma, fisico sicuramente è un valore di rifugio in momenti di crisi, di sistema, eccetera, eccetera, però c'è una vaga, un enorme consumo che potrebbe venire dai paesi emergenti. Ecco, questo non lo dimentichiamo, che noi pensiamo di essere noi che dominiamo il mondo, ma comincia ad essere il resto del mondo che domina noi. Ecco. Come tutti gli asset finanziari, però, attira l'attenzione anche dei governi in cerca di soldi. Si inizia a parlare anche, si è visto negli ultime settimane, di possibili tasse sull'oro. Almeno negli Stati Uniti qualcuno aveva alzato la mano, probabilmente non se ne farà nulla, ma insomma è un altro elemento anche di potenziale rischio per gli investitori. Beh, visto il moltiplicarsi dei cambio ora, acquisto ora anche in Italia, se, come dire, Monti mettesse una tassa o il prossimo governo mettesse una tassa anche sull'oro, qualche soldo lo porterebbe a casa, no? Anch'io ho diversificato tanti anni fa, nell'84 mi hanno dato delle monete d'oro per aver vinto un quiz televisivo non sulla finanza, come si capisce da come conduco questa trasmissione. Le ho ancora tenute. Giustissimo. Un buon investimento. Allora, abbiamo sentito l'opinione di tutti i nostri ospiti per quanto riguarda il metallo giallo. Adesso ci fermiamo ancora per una brevissima pausa. Subito dopo però rientriamo qui, quindi restate dove siete. A tra pochissimo. Allora, i portafogli degli italiani sono molto spesso concentrati su pochi titoli, potremmo dire, facendo una battuta, che gli italiani si affezionano in qualche modo ai titoli che hanno in portafoglio, e questo, come abbiamo ripetuto invece seriamente più volte nel corso delle nostre trasmissioni, aumenta il livello di rischio per i risparmiatori perché diminuisce appunto la diversificazione. Vittorio Gaudio, quanto è importante invece la diversificazione, soprattutto in contesti complessi come quello attuale? Io credo che questa parola, che è stata per qualche tempo una parola noiosa, perché quando uno andava da un cliente a dire diversifichiamo, il cliente lo guardava e diceva cosa vuol dire questa parola. E che io credo che gli italiani l'abbiano invece profondamente riscoperto, questo valore, soprattutto in una fase come quella che abbiamo appena vissuto, dove anche il titolo principe degli italiani, il titolo di Stato, a un certo punto l'anno scorso è arrivato a perdere il 10% in un mese. Quindi il signor Rossi, se avesse avuto la necessità quel mese di acquistare, di avere disponibilità di denaro, si trovava con il suo investimento cosiddetto libero da rischio che perdeva il 10%. C'è stato poi che cosa? C'è stato il tema dell'implosione dell'euro. Cioè, pensate che noi probabilmente un anno fa di questi tempi che cosa avremmo discusso? La possibilità che la seconda valuta più importante al mondo, di lì a 3 mesi, io ricordo un articolo di giornale che diceva quest'estate, tra 3 mesi l'euro non c'è più, ecco, che la seconda valuta al mondo non esistesse più. Quindi è chiaro che tutti questi elementi hanno portato uno shock che io vedo però molto positivo nell'educazione finanziaria dei clienti, degli italiani. Qualcuno dice che è stato uno dei pochi elementi positivi di questa crisi, Gaudio, il fatto che gli italiani abbiano dovuto, come dire, obtorto collo, gioco forza, informarsi di più, essere consapevoli dei rischi di avere un portafoglio poco diversificato. Il classico portafoglio italiano è fatto di che cosa? Di un'obbligazione bancaria, un titolo di Stato, 1, 2, 3, 4 azioni, spesso anche di media capitalizzazione, quotate sulla borsa italiana. Questo non va bene. Non va bene perché proprio di fronte a eventi così complessi come quelli che stiamo vivendo, l'unico modo per guardare con sicurezza al futuro è proprio la logica della diversificazione, soprattutto se riusciamo a farla guardando oltre i nostri confini domestici. È una cosa in cui in Mediolan non crediamo da tanto tempo e abbiamo avuto questa piccola fortuna in questo momento di avere anche gli eventi di mercato che confermano questo nostro credo. Perché la diversificazione è importante. Certamente. Non soltanto sugli asset,
ma anche in questo momento sta diventando sempre più importante anche per quanto riguarda ovviamente le aree geografiche, visto come sta cambiando il mondo, a che velocità sta cambiando il mondo. Sicuramente, perché noi stiamo vivendo, lo dicevano anche i colleghi prima, un cambiamento epocale, nel senso che noi dobbiamo abbandonare la visione eurocentrica, talvolta addirittura italocentrica, di cui siamo, che ci è familiare, perché effettivamente ormai il peso politico, geopolitico, economico del mondo sta cambiando a favore di altre aree, e quindi è un peccato per un risparmiatore, una persona che ha messo via denaro per tutta la propria vita lavorativa, non godere dell'opportunità che questo cambiamento epocale sta portando nell'economia globale. Quindi questo è assolutamente un dovere, un dovere. Allora, abbiamo sentito appunto con Vittorio Gaudio come e perché diversificare sia senza dubbio fondamentale in materia di investimenti. A questo punto vorrei chiedere invece a Paolo Zucca quali sono le altre principali regole da seguire per ottenere dal proprio portafoglio un buon rendimento, minimizzando ovviamente il livello di rischio. E ovviamente non è facile. Ovviamente non è facile, per vedere qual è la situazione attuale, dedicare un po' di tempo ai propri averi, e quindi andare a vedere che cosa si ha in questo momento. Se dovessi dirlo dalla media, diciamo, delle famiglie italiane, in questo momento è molto concentrata sul mattone, e per quanto riguarda le attività finanziarie ci sono molte obbligazioni bancarie, tutto sommato una cifra limitata ai titoli di Stato, anche se sicuramente è crescente, è un 5,2% nel 2011, cresciuta sicuramente nel corso del 2012, obbligazioni e anche azioni, quote di partecipazioni anche in cooperative, quindi c'è una parte di possesso finanziario che è tutta da seguire, che è tutta da controllare. Soltanto facendo un check-up, una misurazione esatta della propria situazione, si può dire dove si può intervenire. Della diversificazione non aggiungo altro, come è stato detto perfettamente. Sento soltanto forse la necessità di avvertire chi ci ascolta in questo momento, necessità di coprirsi molto di più dal punto di vista previdenziale, perché evidentemente le difficoltà del paese, le difficoltà delle aziende possono dare dei contraccolpi negativi, e quanto si è immaginato potrebbe rivelarsi limitato o magari mangiato da un'inflazione bruciante. Nonostante quello che è successo l'anno scorso e di cui ci raccontava poco fa Vittorio Gaudio ai titoli di Stato, ancora molti risparmiatori considerano le obbligazioni meno rischiose delle azioni e quindi tendono a investire in singoli titoli invece che in fondi. Matteo Bosco, ma quali sono le tipologie di bond nelle quali potrebbe essere invece interessante investire tramite i fondi in questa fase di mercato per operare una corretta diversificazione? Sicuramente la diversificazione più globale è in questo momento, abbiamo sentito tutti i problemi che ci sono nel mondo, quindi più globale è e meglio è. Sicuramente in questo momento l'Eurozona, o diciamo tutto il mondo occidentale, soffre un pochettino di crisi di credibilità, oltre che di debiti crescenti, e quindi i mercati, diciamo quelli che hanno più lustro in questo momento, sono i mercati emergenti, e danno sicuramente più solidità dal punto di vista bilancistico, perché hanno ristrutturato pesantemente le loro esposizioni debitorie. Diciamo, dopo tutte le crisi che hanno avuto loro stessi, hanno imparato la lezione, hanno dei rendimenti rispetto ai nostri titoli di Stato in generale del mondo occidentale sicuramente più interessanti, e hanno dietro delle economie che sono molto solide, quindi la diversificazione, che abbiamo sentito ripetere svariate volte, è fondamentale. Forse una quota più elevata verso questi mercati che sono distanti e quindi devono essere seguiti da degli specialisti o da comunque chi conosce bene il tema, perché anche lì ci sono dei rischi, sicuramente va fatto, perché ci sono delle opportunità di rendimento addizionali e i rischi sono in diminuzione. Quindi, come dicevamo prima, non soltanto diversificazione per classi di investimento, ma anche per aree geografiche all'interno delle classi di investimento. Esatto. Mauro Castiglioni, ma i risparmiatori, oltre ad avere di solito pochi titoli in portafoglio, come abbiamo già avuto occasione di dire, tendono anche ad essere esposti soprattutto sul mercato domestico. Secondo lei, allora, la diversificazione sui mercati emergenti, di cui ci ha parlato adesso Matteo Bosco, è ormai d'obbligo anche per chi non ha grandi patrimoni? Potremmo dire sicuramente sì. C'è stata una grande evoluzione sul tema
mercati emergenti. Una volta i mercati emergenti erano e rappresentavano un'opportunità di investimento in azienda che poi producevano per i mercati già emersi e quindi si andavano a selezionare aziende che esportavano. Oggi l'evoluzione anche della popolazione e dei redditi ha fatto emergere un consumo interno sempre più forte e quindi ci sono aziende nei mercati emergenti che producono per i consumi locali. Però un'altra chiave di accesso ai mercati emergenti è sicuramente rappresentata dall'investire in aziende quotate in mercati europei o americani e che esportano oggi verso i mercati emergenti. Quindi se andiamo a guardare il bilancio della Volkswagen, che è diventata leader nella produzione di auto, questo successo si è realizzato grazie alle vendite in Asia e grazie alle vendite in Brasile. Ci sono degli autentici boom economici in corso e in più gli stati dei mercati emergenti sono i meno indebitati dei mercati emersi e quindi nella classifica degli stati più indebitati partiamo dall'America al Giappone e poi scendiamo con i nomi europei, mentre quelli emergenti sono nelle colonne di coda. Per fortuna loro, questo vuol dire che avranno risorse anche nel futuro questi stati per supportare con investimenti e lì c'è bisogno di infrastrutture, quindi grandi investimenti possibili, quindi sicuramente un'attenzione. Il risparmiatore ci arriva ai mercati emergenti non da solo, non col fai da te, ma sicuramente con veicoli, quali appunto i fondi che sono diversificati e che sono sicuramente un'ottima opportunità. Ecco, partendo dal presupposto, lo abbiamo sentito e ripetuto dai nostri ospiti anche in questa puntata, in quest'ultima puntata del 2012 di Soldi, che una buona diversificazione è d'obbligo, anche, forse soprattutto per quanto riguarda i mercati emergenti, vogliamo chiedere ad Andrea Cabrini, che ogni giorno può tastare il polso della situazione sia con i suoi collegamenti internazionali, ma anche avendo ospite a Class CNBC molti gestori italiani e internazionali, quali sono a suo avviso le aree geografiche che hanno maggiori potenzialità di crescita nel corso del 2013? Beh, Cosimo, ti riporto le opinioni che abbiamo appena fresche raccolte in una settimana, noi lo facciamo sempre alla fine di un trimestre, le 100 idee per investire in questo caso nel 2013 con 100 gestori di Piazza Affari ma anche internazionali. Per quanto riguarda l'Investment Week si chiama, lo trovate poi anche con tutte le registrazioni sul sito di Milano Finanza. Ma per quanto riguarda le indicazioni geografiche in questo momento, legandomi anche a, come dire, i mercati più lontani, sicuramente piace la Cina, il fatto che la nuova leadership politica che si è insediata abbia indicato un obiettivo di raddoppiare il prodotto interno lordo entro il 2020 fa sì che il mercato si attenda ora degli interventi nuovamente di sostegno all'economia, un'economia basata sui consumi e non tanto sulle esportazioni, di cui anche aziende quotate non solo direttamente in Cina sono destinate a beneficiare. Pensate a Prada, che ha chiuso l'ultimo trimestre con un record storico di utili, di fatturato, che è lanciata e si è quotata ad Hong Kong per essere più vicina a dove la domanda c'è in questo momento. È soltanto un caso, perché anche altre aziende italiane della moda, Ferragamo, Tod's e altre, stanno andando estremamente bene, ma non è soltanto quello un settore che ci piace ed è popolare a poter beneficiare di questo, non solo in Italia ma nel resto del mondo. Quindi Cina può essere uno dei mercati che, stando agli operatori che abbiamo ascoltato, potrebbe dare delle soddisfazioni, anche perché la borsa, lo avete ricordato prima, finora non ha mai corrisposto l'andamento di questa economia e prima o poi, secondo alcuni, questa, come dire, forbice è destinata a chiudersi. C'è poi il Brasile, che ha sofferto quest'anno un forte stop alla crescita economica. Ci si attende anche qui che il governo metta in campo interventi forti. Per 4 anni il Brasile, tra mondiali di calcio e olimpiadi, sarà al centro dell'attenzione di tutto il mondo. Ha sofferto la forza della sua valuta quando la grande liquidità del mondo si è spostata sui mercati emergenti e quindi ha reso meno competitivo il Brasile, che però quest'anno, anche grazie alle risorse energetiche straordinarie che ha e agli investimenti infrastrutturali, potrebbe tornare al centro dell'attenzione. Senza trascurare però l'Europa, la vecchia Europa, i mercati europei azionari, ne avete parlato anche prima, la Germania, è vero che chiude con un più 30% l'anno il DAX, ma anche gli altri mercati, secondo tanti analisti, sono sottovalutati. E infine, dal punto di vista obbligazionario, un'idea che torna è quella che il Bund tedesco, cioè il titolo di Stato che comunque è stato preferito da chi cercava sicurezza in mezzo a questa crisi, non abbia un futuro altrettanto brillante quanto lo è adesso. Si perdono soldi sul Bund, giusto per avere un po' di sicurezza, ma attenzione, perché nel 2013, dicono tanti esperti oggi, potrebbe
potrebbe essere il contrario. Chi si nasconde lì potrebbe pagarla cara, perché il denaro potrebbe andarsi a cercare ritorni più interessanti anche su titoli di Stato come i nostri o di altri Stati europei. Assolutamente. Grazie Andrea Cabrini, noi ci lasciamo per un'ultima brevissima pausa, subito dopo però torniamo qui per l'ultima parte di quest'ultima puntata, quindi a tra poco. Parliamo di fondi in quest'ultima parte dell'ultima puntata di Soldi del 2012, perché i fondi di Banca Mediolanum non vengono costruiti tramite l'utilizzo di fondi comuni di case di investimento terze. Ecco, quale valore aggiunto può fornire ai clienti l'utilizzo di prodotti non della proprietà, non della propria società di gestione? Beh, qualifichiamo l'aspetto, nel senso che noi siamo consci del fenomeno dell'architettura aperta. L'architettura aperta è un grande movimento di liberazione di risorse finanziarie, soprattutto quelle tenute presso i dossier delle banche, presso i prodotti, diciamo, della propria banca di riferimento. Invece io credo che l'architettura aperta sia un fenomeno molto importante, perché se uno non è capace, diciamolo chiaramente, di gestire aree magari lontane dalla propria area di riferimento, pensiamo al caso ad esempio dei mercati emergenti, ci vogliono degli specialisti. È chiaro che da Milano gestire un prodotto sulla Cina è qualche cosa, secondo me, di estremamente ambizioso e realistico. Meglio andare presso degli esperti e quindi dire: guarda, tu con uffici basati in tutto il mondo mi puoi dare una mano. Però teniamo conto che l'importanza del fondo di fondo è anche quello di andare a selezionare questi gestori, perché poi ormai in tanti stanno facendo questo mestiere, e quello che noi come Mediolanum possiamo fare è andare in giro per il mondo e gestire questi prodotti e dire: qual è il miglior gestore sulla Cina, qual è il miglior gestore sul tecnologico americano. Ecco, questo è un valore di fondo molto importante, perché riusciamo a combinare la nostra capacità di selezionare i gestori con l'abilità di gestione poi dei gestori sottostanti. Ecco, tra l'altro Mediolanum lavora con tutte le principali case di investimento, costruendo proprio dei prodotti che secondo noi sono assolutamente adatti, anzi forse ancora più adatti del fondo comune tradizionale, proprio per dare quel valore di diversificazione che noi tanto stiamo cercando. Dal 2000 a oggi il multibrand è sicuramente cresciuto di peso, però nonostante questo i fondi comuni non sono ancora riusciti a fare davvero breccia nel portafogli dei risparmiatori. Mauro Castiglioni, lei pensa allora che l'ultima crisi potrebbe favorire la diffusione di questa tipologia di prodotti, che resta comunque tra le più liquide e le più trasparenti del mercato? Beh, io ci spero molto. Devo dire che l'industria dei fondi comuni ha un po' aiutato le banche quando, diciamo così, avevano bisogno di emettere obbligazioni, quindi forse le sottoscrizioni sono passati dai fondi alle obbligazioni. Adesso, guardando in avanti a un periodo di maggiore tranquillità, probabilmente ci sarà un ritorno di attenzione verso uno strumento che è vitale. Sicuramente ci sono delle grandi opportunità nei fondi di fondi, e ci sono delle grandi opportunità ad avere una struttura di gestione che può selezionare, perché l'offerta è enorme, quindi il risparmiatore potrebbe anche essere un po' frastornato. Invece una struttura gestionale che è in grado di selezionare, di offrire una proposta, sicuramente aggiunge grande qualità. Io poi rimango convinto che lo strumento fondi abbia un valore sociale, visto che è una possibilità di convogliare risorse in un contenitore e, grazie a gestori, far sì che queste risorse ritornino nel settore industriale produttivo, quindi partecipando a nuove iniziative, aumenti di capitale sociale, dando l'energia, le risorse alle aziende per poi intraprendere e far crescere il lavoro, e quindi ridurre quella che oggi è una grave lacuna, è la disoccupazione dei giovani. Quindi, e poi è anche uno strumento democratico, perché bastano piccoli importi per sottoscrivere quote di fondi. Che sia, no? Proprio l'ideale. Allora, parliamo un po' dei protagonisti di questo 2012.
e Durici, che sono stati i promotori finanziari, che in controtendenza anche loro sono andati particolarmente bene. A Matteo Bosco vogliamo chiedere come le case di gestione, lui ne rappresenta una internazionale come Aberdeen, forniscono un supporto alle reti dei promotori finanziari attraverso le quali distribuiscono i propri prodotti. Beh, il motore principale di questa cosa qua è dare i rendimenti. Se si riescono a dare i rendimenti, ovviamente diventa più semplice il colloquio con le reti. Ovviamente noi riempiamo poi questo dialogo con le reti con dei contenuti che possono essere sia contenuti dei nostri fondi, quindi delle nostre gestioni e delle nostre strategie. Comunichiamo alle reti che cosa abbiamo in mente per l'anno a venire, cosa abbiamo fatto come risultati nel passato, e cerchiamo ovviamente di anche convogliare delle idee innovative su quello che pensiamo, e con un dialogo ovviamente che poi si fa con le società che ci selezionano per fare questa strada comune. Cerchiamo di costruire anche dei messaggi comuni, cerchiamo di dare un seguito alla loro azione commerciale. In certi casi andiamo anche assieme di fronte ai loro clienti e diamo anche un pochettino quest'idea di come evolverà il mondo. Cerchiamo di ampliare il dibattito su questo tipo di cose. E a proposito di reti di promotori finanziari, Angela Maria Scullica, come stanno cambiando le loro politiche commerciali? Beh, le politiche commerciali, appunto, si è detto, si stanno orientando molto sull'architettura aperta, anche se con un'attenzione e una selezione fortissima appunto dei gestori e anche dei prodotti che vengono fatti. Poi le reti di vendita stanno puntando anche molto sulla consulenza, però cercando di proporre anche una consulenza a pagamento. Su questo punto si dovrà vedere anche la revisione della MiFID, che appunto stabilirà se le reti di vendita effettivamente potranno proporre una consulenza a pagamento e in che termini in questo senso potranno proporla, altrimenti se ad esempio come se passerà la linea dell'Inghilterra nella quale la consulenza a pagamento non può essere proposta perché i promotori ricevono delle commissioni sui prodotti, allora in quel caso dovranno rivedere un po' tutte le politiche commerciali. Quindi il punto principale è proprio questo, se in attesa, le reti sono proprio in attesa di questa revisione e di quello che dirà. In ogni caso, su come cambieranno le reti di promotori finanziari, per chi ne volesse sapere di più, un interessante spunto potranno coglierlo dalla lettura del supplemento al numero di dicembre di Banca Finanza, proprio dedicato, eccolo qua, lo vediamo inquadrato, ai promotori finanziari, come cambiano le reti. Allora, in chiusura, Paolo Zucca, vogliamo chiudere, visto che siamo praticamente a due giorni da Natale, siamo all'antivigilia di Natale, con un consiglio per tutti coloro che ancora stanno pensando che cosa regalare ai propri cari per Natale. È possibile mettere sotto l'albero ad esempio dei prodotti finanziari? È possibile regalare anche dei prodotti finanziari? Ma in realtà lo si è sempre anche un po' fatto. Sono stati fatti dei regali fisici che erano anche degli investimenti per i propri nipoti, per i propri figli. Su Plus 24, ma non sto qui a tediarvi, abbiamo elencato almeno una decina di tipologie di investimenti per i propri cari. Però forse più questa utile è la copertina del numero che è in edicola, che è stato in edicola sabato 22. Ti ringrazio, che potete ritrovare anche fra l'altro sul sito del Sole 24 Ore, canale Plus 24. Ma forse al di là dell'elencazione, i prodotti che ovviamente sono previdenza, sono pianificazione per il master, per l'università, forse è utile regalare un po' di tempo a disposizione ai propri cari per parlare di risparmio. È possibile dialogare su temi di risparmio con i propri familiari, soprattutto con i ragazzi, far capire che è un lavoro da formichina, magari anche molto noioso, rispetto al videopoker che può bruciare e può dare qualche soddisfazione, ma prevalentemente brucia. Quindi direi che assolutamente, senza esagerare, quindi non fare l'effetto Mary Poppins quando il banchiere va a prendere i soldini ai bambini che vogliono dare da mangiare ai piccioni, io direi che con almeno i ragazzi, con i giovani, è possibile ragionare, e questo è già veramente un grandissimo regalo. Bella questa immagine di Mary Poppins, fa molto Natale. Direi di ringraziare a questo punto, prima di salutare i nostri telespettatori, ringraziare i nostri ospiti. Sì, a cominciare da Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi, società di gestione del gruppo Mediolanum. Grazie. Auguri.
Grazie per esserci venuto a trovare questa sera Mauro Castiglioni, amministratore delegato e responsabile della distribuzione retail di DWS Investment Italia, la casa di investimento del gruppo Deutsche Bank. Grazie Cosimo, grazie Erika e tanti auguri a tutti. Grazie a Matteo Bosco, Country Head per l'Italia di Aberdeen Asset Management, gruppo indipendente attivo in Italia nella gestione patrimoniale. Tanti auguri, grazie mille. E per chi volesse trascorrere delle vacanze all'insegna dell'investimento, Classe NBC andrà in onda anche ovviamente il giorno di Natale. Potrete vedere Andrea Caprini, direttore di Classe NBC, canale grazie. Televisivo digitale dedicato alla finanza e all'economia, realizzato Bretelle Rosse il prossimo anno. Bretelle Rosse il prossimo anno. In collaborazione tra Classe Editori, Mediaset e NBC Universal, le ricompro, lo prometto. Grazie a Paolo Zucca, vice caporedattore di Plus 24, il settimanale di finanza e di risparmio del Sole 24 Ore, in edicola ogni sabato, di cui stiamo vedendo la copertina. Un felice 2013 a tutti. E ad Angela Maria Scullica, direttore di Banca Finanza del Giornale delle Assicurazioni, i principali mensili dedicati al settore bancario e a quello assicurativo. Queste sono le due copertine. Grazie a voi e tanti auguri. Allora, noi ci prendiamo una piccolissima pausa. Piccola. Un paio di settimane. Però ritorniamo, quindi Soldi si ferma per 2 settimane, ma noi ci rivediamo il 13 gennaio, sempre ovviamente alle ore 23.05, sempre su 7 Gold, e da domani pomeriggio potrete vedere anche quest'ultima puntata del 2012, insieme anche a tutte le altre, sul nostro sito che è www.solditv.it. Non fate finta che non lo farete, perché sappiamo che vi mancheremo in questi giorni. A questo punto a me non resta che augurarvi naturalmente i più sinceri e sentiti auguri di cuore da parte di tutti noi, miei, di Erika, sì, di Francesca Colombo che è la nostra autrice, di tutti coloro che ci aiutano, come dire, a produrre questo programma, e a darvi appuntamento, mi raccomando, il 13 gennaio 23.05, 7 Gold con Soldi. Mi raccomando, a questo punto buone feste, buon Natale, buon fine e ancora miglior inizio del 2013 e naturalmente buon investimento a tutti. Arrivederci, prossimo anno.